sezione ritmica che ci presenta in anteprima un passo nuovo di zecca, il passo Big Bang. Thank you.
un applauso ai nostri tre tromboni a tiro, Marco, Andrea e Cristiano, che sono intervenuti in questo brano. Adesso devo, ahimè, di nuovo interrompervi, spero che mi vogliate dare lo stesso, per introdurre un momento molto particolare. Come sapete, la nostra associazione ha una sua parte che è molto importante, la scuola di musica. La scuola di musica è appunto la sezione che si occupa di formare nuovi musicisti che un giorno entreranno a far parte a tutti gli effetti del nostro complesso. E da diversi anni a questa parte la Filarmonica ha istituito un premio per quell'allievo, quell'allieva della scuola di musica che in un determinato anno scolastico, diciamo, si è distinto per il suo comportamento, perché magari ha raggiunto obiettivi importanti, perché magari è progredito molto, o perché magari è stato molto presente alle prove, o magari tutte queste motivazioni insieme. Per questo momento inviterei insieme a me la maestra della scuola di musica, Lucia Barzotti, e il parroco di Capistrano Piano di Cornellino. Allora, io a questo punto lascio la parola a Lucia, che ci svelerà il nome del miglior allievo della scuola di musica 2017. Allora, buonasera a tutti, grazie. Allora, ci avrei da fare il miglior allievo, e poi ce lo vuol dire. Allora, miglior allieva è Giorgia Benedetti. Scuola di musica e secondo me è anche un ottimo esempio di quello che è una scuola di musica. Maria Pia, puoi venire per favore? Ha ricominciato a imparare il clarinetto, nel frattempo mi sembra che ha fatto anche esami per le percussioni, però ha fatto anche il concerto con le percussioni sotto la supervisione di anche del percussionista, anche di Roberto. Va bene? Un applauso, grazie. Allora, riprendiamo con la musica. Con il prossimo brano entriamo nel mondo della musica leggera. È un brano famosissimo e bellissimo di un cantautore che è forse ad oggi uno degli artisti più completi che l'Italia può vantare, Massimo Ranieri. Il brano è il brano con cui il cantante vinse il Festival di Sanremo nel 1988, Perdere l'amore. Per questa occasione il maestro Massimo D'Alessandro lascia metaforicamente la bacchetta al vice maestro Massimiliano Paoli, che ha arrangiato questo brano e che dirigerà la Filarmonica nell'esecuzione. A voi, Perdere l'amore.
ai solisti di questo pezzo, Luca Boroncelli, Carlo Mizzoni e Alessandro Rastrocelli. Allora, ultimo o quasi momento premiazioni della serata. Continuiamo con i premi fedeltà, entrando in delle cifre che cominciano ad essere importanti. I premi fedeltà 15 e 20 anni. Per queste premiazioni chiamerei di nuovo qua con me il Presidente della Commissione Cultura del Comune di Camaiore, Daniele Svelta. Allora, riceve il premio fedeltà per i 20 anni di presenza nella Filarmonica Vittoriana Sargentini. Emanuele Giunta. Eccolo che arriva. Tutto in famiglia. Metaforico, Tiziano Garibaldi. Riceve il premio fedeltà per i 15 anni di presenza in Filarmonica Valerio Bertilotti, che viene idealmente premiato anche dalla sua caposezione, ma non ho il coraggio di farla scendere di nuovo dal palco, quindi la presenza c'è. Introduciamo adesso il prossimo brano che ci trasporta nel mondo delle colonne sonore. Infatti si tratta della colonna sonora di Zorba il Greco, un film del 1964 che ha visto come protagonista Anthony Quinn e che ha, diciamo, reso celebre una danza tipicamente greca, il Sirtaki, che io adesso non vi riproporrò, la saprei ballare benissimo, ovviamente non lo faccio per il tacco 15 che mi inibisce un pochino. A voi Zorba il Greco, e prende la direzione il maestro Massimo D'Alessandro. Thank you.
canzone italiana. Si tratta di un Milli dedicato ad una donna che ha fatto la storia della canzone italiana. Se vi dico Minuetto, Piccolo Uomo, Almeno Tu nel Universo, il nome che viene in mente può essere solo uno: Mia Martini. A voi, sulle note di Mia Martini. Thank you.
lasciarvi all'ultimo pezzo, vorrei chiamare qua le persone che durante tutto l'anno si impegnano per fare la guida ai rispettivi gruppi, senza le quali tutta questa realtà non esisterebbe, o perlomeno non sarebbe così com'è. Sto parlando ovviamente dei capi sezione della nostra filarmonica. Comincerei dal capo guardia Otello Calistri, la capo tamburi Giulia Pagini, la capo bandiere Giorgio Giovanni, la capo bandiere Piccole Nicola Montoni e il maestro Massimo Alessandro. Premiazioni i rispettivi responsabili delle sezioni, che sono Cristiano Dini, responsabile della sezione delle guardie, Andrea Lazzotti, che è anche uno dei nostri componenti ufficiali per la sezione dei tamburi, Barbara Mallegni per la sezione delle bandiere, e per la sezione delle maggiore piccole ovviamente, e il presidente Tiziano Garibaldi. La filarmonica ovviamente ha pensato ad un piccolo omaggio, non so se vuole introdurre il presidente dicendo due parole. Dunque, buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo pezzo e ai doverosi ringraziamenti a tutti. Innanzitutto io voglio ringraziare tutte le persone di questa magnifica associazione che mi fanno essere orgoglioso in fondo al cuore di presiederle per questo mandato. Perciò il primo applauso va a tutti voi ragazzi. Senza dimenticare a tutte le persone che gravitano intorno alla filarmonica, che con il suo prezioso aiuto hanno permesso di allestire questo palco, hanno permesso di fare il chioschino fuori, come vi siete prima e ristorato, perciò ringrazio anche a loro. Naturalmente io sono solo, perciò vorrei ringraziare prima di tutto il consiglio direttivo che mi ha supportato, ma soprattutto sopportato per questi 10 mesi, qui di prima cosa, perciò per l'ordine vorrei ringraziare Stato Vizzoni, il vicepresidente, il segretario Matteo Vizzoni, il responsabile attuale di musica Valeria e Tiziano, Andrea che è qui da tutti noi, Jessica Matruz, la piccola licenza tecnica di lavoro di Barbara Mallegni, e poi mi dimentico soprattutto il mio migliore amico e fratello Roberto Clementi, grazie. E quindi Cristiano, che non è che lo voglio dimenticare solo perché ha intrapreso per fortuna che in questi tempi trovare lavoro fisso è molto difficile, ci ha sopportato con il cuore e con il suo affetto, però a trovare un posto fisso ad Asti, perciò è tornato apposta stasera per fare il concerto. Grazie mille a voi. Con un ringrazio, premio il collega presidente e poi segretario di tutti in capo sezione, il maestro Massimo Alessandro.